Buonasera a tutti, qui è sera in Corea, abbiamo appena finito la prima giornata di congresso, abbiamo avuto la riunione del FIZ Executive con la presenza anche del CEO Mark Wilson, il direttore generale di Cochrane, e c'è stata un'unanima approvazione rispetto al lavoro che è stato fatto per lo sviluppo di Cochrane Rehabilitation, che è visto con molta attenzione come un possibile esperimento utile anche per Cochrane sulla modalità con cui coinvolgere i clinici in futuro attraverso il field. Quindi c'è grossa aspettativa, ovviamente da parte nostra c'è grosso senso di responsabilità e anche un po' di preoccupazione, perché adesso l'attività deve cominciare, e quindi un invito anche a tutti i colleghi fisiatri che intendono lavorare nel campo dell'evidence based medicine e di Cochrane a farsi lì con il nostro gruppo per avere una forte presenza italiana come siamo abituati a fare a livello internazionale ormai da diversi anni. Attesa del bagaglio, posso annunciare che abbiamo ricevuto adesso l'email da Mark Wilson che ci conferma che Cochrane Rehabilitation è stato accettato. Sono attualmente le 3 del mattino in Italia, siamo le 10 qua in Corea. Ci vediamo più tardi. We are here in Seoul with Denise Thompson, that is the responsible of the Cochrane Fields in the steering committee of Cochrane. And can you please tell us something about the Cochrane Rehabilitation Initiative? We are so happy to have the Cochrane Rehabilitation Field formally approved, and we think it's going to be a great addition to the Cochrane Fields. The Cochrane Fields are very important to Cochrane in doing the knowledge translation and getting the findings and reviews used by providing policy and healthcare practice, and rehabilitation is such a important, tremendously important area. We're delighted to welcome this field into our community. Thank you very much.